Ah, ragazzi, da notare che questi cacciano aria dal culo, eh. E ora ho capito come si muovono. Ora ho capito come volano. Scorreggiando. Hanno capito tutto. Hanno capito tutto, sti Chocobo. Devo mettermi a fare anche come loro. Vedi, 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 vedi? Ma dove cazzo sto? Ah, ma qua sto raggiungendo una quest secondaria. Ah, interessante. L'incarico dell'eremita. Senza volerla, eh. No, però non mi interessa ancora farla. Un Chocobo a propulsione. Sì, per via anale. Giunge dal regno dei morti per mietere le vite dei soldati. Per forza qui. Non si capisce niente. Niente. Mamma mia. Ma dove cazzo si è andato a ficcare la... Cioè, come hanno messo l'altare d'Odino qua dentro? No, ecco, il problema è che mi faccio male io, Chris, non si fa male il Chocobo. Cioè, infatti, Ruby, ieri Steve ha perso tanta roba. Ma proprio tantissima. Vabbè, l'avete visto quanto cacchio Giga Chad? Ecco. Tutti zitti, fin quando su non finisce. Olè, mandiamo agli altri. Sì, Frenzy, molti mi hanno comunque conosciuto con gli RPG Maker Horror, eh. Peccato che poi alla fin fine sono abbastanza morti. La spada Zanzescune di Odino può squarciare qualsiasi cosa, lo spazio, il tempo e anche l'esistenza. Oddio, ragazzi, ho già capito. Ti ho immaginato spezzato in due. Allora, Odino, ad esempio, alcuni Final Fantasy, no? Usa una mossa che letteralmente può one-shottare. Sapete che significa? Secondo me può one-shottare anche noi. Ma allora altro che Neo Bahamut. Perché lì volendo ti puoi salvare, no? Magari, che ne so, mettendo più materia che aumentano gli HP. Ma qua praticamente puoi avere anche un miliardo di HP. Ti one-shotto lo stesso. Bello. Mi sto cominciando a pentire di aver spiegato quell'accessorio sulla morte di Yuffie, perché poteva evitare la sua morte. Per fortuna mi sono rimasti due orecchini. Però la situazione è comunque abbastanza tragica. Aspetta. Si sale? No, ma qual è la combinazione? Questo però è facile, dai. Tan 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 tan. Sì, questa è una cazzata. Amore, ho paura di quella spada che è in mano, eh. Ho tanta paura.
Sì, ho capito, Chadley. Te ne puoi anche andare. L'ultimo è di qua. Andata. Ora possiamo affrontarlo. Ah, ottimo, anche livello squadra 8. Ora Odino diventerà ancora più forte, così trascinerà nel regno dei morti tutti i nemici. Però Cloud non è ancora ottenuta la sua materia di invocazione. Auguri ora a farlo. Ah, che bello questo principe azzurro, eh. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Sì, la lancia a distanza. E niente. A cosa sei debole, maledetto pezzo di stronzo? Ah, ovviamente a niente. Ah, resistenza parziale. Ah, danni fisici, magici. Wow. Riproduzione virtuale del belligerante Esper che presiede alla guerra, alla morte, lacerando ogni cosa in sella alla maddestrelio Sleipnir. Entra in tensione si è messa ristretto con comandi ATB. Se i suoi attacchi vengono schivati o subendo stati alterate. Se l'avversario non si dimostra all'altezza, si esalta fino a ricorrere a Zanzesuken dopo l'ultimo tentativo. Come manca la mossa! La mossa che è one shot! In che senso se l'avversario non si dimostra all'altezza? Ah! Converrebbe, secondo me, utilizzare la materia che avvelena. È vero che ha resistenza elevata, però si può avvelenare lo stronzo. Lo si può avvelenare. 65.000 HP. Che saranno mai? Aiuto! Madonna! Gli ho parato il colpo a sto stronzo. Buono. Ci vado pure addosso. Ha finito di fare la carica questo? Abbiamo finito? Questa cosa, l'ultimo rintocco. Aspetta. E infatti lo fa dopo ultimo rintocco. Oh porca miseria. Doveva interrompermi in qualche maniera. Allora, i danni sono... Oh, mamma mia! E mo? E mo? No, non lo fermerò mai. Siamo morti. Aiuto, mamma! E io che mi lamentavo di Neopamut. Minchia. Ma poi lo fa subito. Sicuramente metto il veleno Biora.
Anzi, per sicurezza, no. Ah, questo possiamo toglierlo. La fortuna la voglio lasciare. Allora, io purtroppo non ce l'ho maxata la materia per il veleno, no? Però io ho una materia che mi permette di portarlo al massimo, anche se non lo è. Ecco qui. Quindi adesso abbiamo Bioga. Quindi gli facciamo il veleno e cerchiamo di evitare il più possibile i suoi attacchi di merda. E qua c'è scritto la barra TB dei compagni. Eh no, conviene allora che lo do a Yuffie, però, sta roba qua. Aspetta, eh sì. Mamma mia, raga, non so come cazzo ho fatto a schivare, che riflesse. No, madonna, che culo quello che mi ha preso! Sì. Ragazzi, ma attaccatelo! Allora, vediamo un po' se carico gli altri. Sì, è vero, mi sa che stanno caricando, sai? Sì, 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 è vero. Vedi, vedi? Ah, mo ho cambiato la situazione. Ora! Ovviamente le ultime parole famose. Buono. Avete visto quella materia? Ha cambiato il destino di tutti. Ok, questa è la terza e ultima fase. Usa entrambe le armi. Oddio, lo spazio è ancora più stretto. Cristo di Dio. È proprio vero che dobbiamo stare vicini vicini. Vicini vicini. E a me ancora non ha evocato nessuno. Prigionia temporale. Ma che cosa? Che cosa? Me l'ha bloccata, no, ma è proprio... Vado. Ok, si è liberata, Cristo. Meno male che si è potuta risbloccare. Ragazzi, ma qua non si capisce niente. Lo spazio... Oh, cazzo! Ok, lo spazio si è di nuovo riaperto. Buono. Ma dopo ce la facciamo? Ma va, va, va. Mamma mia, vaffanculo. Dicevate? Ho tutto grazie a quella materia. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Buono, ragazzi.
Io non ci voglio credere. Sono riuscito a sconfiggerlo in pochissimi tentativi. Ok, adesso Sefi farà ovviamente 50 sub giftate. Ecco, vai Sefi, vai, vai. Hop, hop. Vai, fa girare l'economia italiana, vai Sefi. Sì, perché dovete capire che Sefi mi farà ovviamente guadagnare. E poi quei soldi verranno investiti in, in action figure. Eh? Eccolo qui. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Prima di scomparire, infligge notevoli danni fisici non elementali con Zantezuken. Ma quindi con i nemici normali li one-shotti. Forse solo con i boss fai solo un botto di danno. Poi, ciao Giadi, come va? Come va? Ho voluto un attimo affrontare Odino prima di andare avanti con la trama. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Penso che possiamo... Anzi, facciamo una piccola quest però, attenzione. L'angioletto bianco. Visto che ci sta Steffi, non possiamo non fare questa quest, no? Abbiamo la signora che canta qui. Uè, Yui, grazie mille per la sub. Ma gentilissimo, Yui. Grazie, Yui, veramente. Sì, grazie. Ma comunque lo dicevo per scherzare, non è che veramente dovete fare sub. Grazie comunque, Yui, veramente. Ecco, questa è Steffi a 50 anni. Dobbiamo trovare la gatta. Che fine avrà fatto? Perché canti? No, che duetto, ma non vi permettete proprio. La gatta la cerchiamo noi per te. Sì, magari con tutta la sporcizia è diventata nera. Una lattina di cibo per gatti. Cioè, lattina e poi vedo la ciotola. Tutto quadra. Scusa, ma dove dovrei andare, no? Tanto per sapere. Ah! Ora capisco perché la signora non va da sola. Perché devo rischiare io la vita. Ho fatto bene a non fare questa quest, eh? Perché sennò avrei aumentato l'affetto con Tifa. Madonna mia, ma questi quando corrono qua proprio scassano tutto! E mo?
Madonna quanto cacchio si è allontanata sta gatta. Cloud e Vince sulla foto panoramica. Secondo me molti vorrebbero vedere di più Cloud e Sephiroth della ruota, no? Perché in effetti dopo aver visto quello che hanno fatto ieri Aeris e Cloud in quella ruota, mi sto immaginando Cloud e Sephiroth mano nella mano. Amo ti immagini. Cloud poi dirà a Sephiroth: ma non possiamo, siamo entrambi uomini. E Sephiroth, sai cosa dirà Cloud? Non preoccuparti, Cloud. Senti, non preoccuparti, Cloud. La verità rimarrà solo dentro questa ruota panoramica. E bidibi bodibi bu, Cloud si ritrovò incinta. Ma che bello, no? Noi dobbiamo salvare il mondo. Poi intanto salviamo una gatta. Oddio! Oh! Ma quanti gatti sono? Azz! Pallina! Bello come lo dici in giapponese, Maru. Ma è la gatta di Tifa. Ma ho messo dei cuccioli. Oh. Che succede? Stavi per dire Steffer? Sì, è l'abitudine. Ma che cazzo sta da di? Apre assassina, amore! Amore, apre assassina! Alla faccia dell'ape! Ma hai visto quanto è grosso? L'insetto, madonna! Insetto che ha subito una mutazione a causa della Mako, cacciando insieme allo sciame, una volta catturata le prede, le porta con sé nel proprio nido. Vi immaginate? Rubare i gattini e mangiarli. Madonna, ora ti immagini? E muori! Che succede? Dove sta andando pallina? Mica dobbiamo trovare i gattini. Oh, è come corre. È perché pallina può morire. Ecco perché dobbiamo proteggerla dai cattivone. No, le api. Ma mica stanno sui gattini. No, i gattini, amu! No. Ma li vedi i gattini? Che aspetti? Ragazzi, stiamo a guardare. No. Salviamo i gattini.
Madonna quanta esperienza mi ho ottenuto. Oddio, pallina stava morendo, hai visto? Sì. Ha subito danni, pallina. Infatti non posso curare pallina. Fai qualcosa, uomo. Nel nome dei gattini. Quanti cuccioli, amore? Oh. Ma che cazzo di questo sto facendo? Ma che lì? Ma non capisco perché andate verso ste api. Madonna, ma quella è la regina. Ma è... Ma è Ape regina! Ape regina particolarmente velenosa e circondata da nutriti sciami di piccole api. Alla faccia delle piccole! Generalmente rintanata nel nido, esce allo scoperto per prendere il comando quando la sua prole è in pericolo. Nessun problema. Ammazzeremo tutti. Buono, 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 buono. Dai, è rimasta solo la peregina. Cioè, capito che cazzo ha fatto? Aveva evocato altre api. Ehi, vabbè. Buonissimo. Dai, l'abbiamo uccisa. Veloce. Ma per pochissimo, se no l'avrei uccisa. Peccato che si è ripresa. Ok, è morta. Oh, adesso abbiamo l'ape assassina. Vogliono vendicare la morte della loro regina. Ma quanto miagolano sti gattini? In effetti potevo evocare Odino, non ci ho pensato. Andiamo a casa, pallina. Se si allontanano troppo i gattini si smarriscono. Bello. Oddio, posso accarezzare pallina? Hai visto? Oh. Guarda i gattini, madonna quanti sono, li vedi? Guarda, guarda, aspetta. No, no, dove stanno i gattini? Venite. Vedi, 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 vedi. Sembro il pifferaio magico, solo che invece dei ratti ci stanno i gatti. Oddio, ma guardali. Sì.
È bene che devo andare pure piano. Infatti potevo prendere una strada più normale. Ecco, c'è un... c'è uno streamer italiano che... che ha detto una cosa del tipo che come mai i gatti sono carini anche quando si incazzano. Sapete voi la risposta? Questo è il momento perfetto per farti una camminata ed ammirare il paesaggio, sicuramente. Peccato che avrei preferito più il Monte Corel. Ma riusciranno a salire di qua? Sì. Ora avanzo così senza girarmi. Oddio, questa è diventata la live dei gattini. Adesso arriva anche Kiryu con le scarpe Mew Mew a seguire Kla. Che è troppo bello che in Yakuza con quelle cazzo di scarpe senti le miagolie dei gatti anche nelle cazzine, no? Bellissimo. Guarda, amore, guarda i piccini. Vedi quanti sono, amore. No! Ritornate. Ok, la strada è giusta, meno male, già mi stavo preoccupando. Ma era veramente necessario mettere questo elemento in questa missione? Guarda i gatti, poi li vedi? Guarda come corrono. Guarda lì. Ma il pianoforte! Guarda, oh! Mica si levano sti stronzi! La gente per terra! Guarda, lo vedi? Guarda! Ma che magari qui bisogna suonare il pianoforte mezzo ai gatti. Quindi loro ci stanno, non era solo un qualcosa del trailer. Ah, sa suonare. Oddio. In onore dei gattini e del loro salvataggio, ti dono questo invece delle sub. Grazie, sei gentilissima. Grazie. Ringrazio anche i gattini. Vedi, cucinare tre gatti dalla mattina alla sera. E Steffi?
Vabbè, figurati, Steffi. Grazie lo stesso. Ti chiamerei Bianca come il tuo pelo. Nessun problema, adesso suonerà Tifa. Tifa ga shikeba ii. Ii wa ne, watashi mo zehi kikitai wa. Ja, chotto dake. Sou da, sekkaku dakara bansou mo tsukeyou ka. Ensou o tashinamu renchuu o yonde kuru kara, chotto matte. Oddio, Tifa suona, questa canta. Doushiyou, Cloud, nandaka taihen na koto ni natteru. Piano no renchuu shite ta no tte, kodomo no koro dake da yo. Oddio, fai un concerto nel villaggio. Aspetta, mi esercito. Mica ci stanno i gattini adesso. A parte che abbiamo ottenuto anche lo spartito di... del team di Eris. Appariranno i mici? Grazie, ma... No, forse devo fare direttamente il concerto. Che poi sto suonando una merda. In modo i comandi a Saccarosio. Sì, certo. Comunque è bellissima la musica di Eris, eh? Mm. Mamma, raga, vi giuro, io quando ero più ragazzino, no, la prima volta che vidi Eris morire, ma mi sta per mettere a piangere. Oh, che carino. Avevo 9 anni, sai com'è? Mm. Questa musica. Quindi era la sua la tua preferita fin dall'inizio. Sì. Mm. Peccato, non è che mi sono messo proprio a piangere, però ci stava il magone. Come molti bambini, la morte della mamma di Bambi e di Mufasa. Boh, a me in quel caso lì non me ne è fregato proprio. Sì, ma i gatti, mi sa che dobbiamo uscire dall'esercitazione. Essere sensibili è normale, meno male. Andiamo a esibirci! Tieniti pronta, eh? Mm-hmm. Anzi, tenetevi tutti pronti. Ora pretendo i gattini. Eccoli! Ecco. Amore!
Mi sono pure distratto per guardare i gattini. Oh, ma come... come ascoltano con attenzione? Immagino un trofeo, no? Dovevi fare tutto perfettamente, eh? Al pianoforte, auguri. L'hai sentito il miccio? Stanno mangolando al ritmo di musica. Che cazzo sto vedendo? Vabbè, sono andato B. Bello sto fanfare. Gatti musicisti. Yokatta wa yo. Per fortuna loro è una gattara. Piano shikinagara iroiro omoidashichatta. Mamma ni piano oshiete moratta koto. Papa no zatsuna demo oishii ryōri. Emilio tachi to no chakai. Cloud wa avete visto, invitavano sempre Cloud e non andava mai alle feste. Si vede che ti faceva stare da solo. Sonna fu ni omotteta no ka? Chigau no? Heiki na wake nai. Motto shiritai na. Vorrei poterti conoscere meglio, Cloud. Tokidoki hanaso. Kitto da yo. Kite yokatta ne. Maru mo modotta shi na. Kyou kara shiro da yo. Atarashii kazoku to issho ni shiawase ni natte hoshii na. Dichiarazione grazie ai gattini. È stata una quest divertente. Me l'aspettavo più noiosa, invece non è durata tanto. Per me ci sta, ci sta. Allora, sì, andiamo sul Tiny Bronco. È vero, le due weapon Emerald e Ruby. Oh mamma mia. Ma io sono sicuro che le metteranno nell'ultimo gioco. Sono sicuro al 100%. E stanno anche boss personali molto tosti. Allora, cosa dobbiamo fare ora? Andate a nord con il Tiny Bronco. Semplicemente a nord. Vi annuncio che siamo in acqua. Prestate particolare attenzione in caso di marosi. Hai sentito gli uffi? Non è vero. Ok, dobbiamo andare qui in mare aperto e poi andare verso nord. Andremo
al tempio degli antichi. Perché come ho detto l'altra volta, Rocket Town, la, dove incontriamo Sid nel gioco originale, hanno preferito rinviare nel terzo gioco. Non capisco il perché di questa scelta. Ah, qua è Costa del Sol. Oh, ma tu ti rendi conto che hanno creato un'intera zona open per i tali Bronco? Io non l'avrei mai detto. Una mangiata di ferraia del re pirata. Oh, senza volerlo ho ottenuto un pezzo del tesoro, mi sa. Oddio. È cambiato il tempo. Qui si può scendere. Aspetta, c'è una materia qua. C'è una materia. Aspetta, la voglio prendere. No, ancora no, Steffi. Ma io non so neanche se si è recuperato per la live di ieri, perché era anche abbastanza lunghetta. Ma guarda che dobbiamo affrontare prima di salire. Ah, ma proprio qui dobbiamo andare. No, il punto è giusto, ragazzi, del tesoro. Eh no, allora facciamo una cosa, lo facciamo successivamente, va. Sono già le 11:20. No! Andiamo avanti con la strama. Ora intanto abbiamo il punto, quindi poi lo visiteremo. Quindi questo materiale che sto ottenendo alla manciata di ferraia è per costruire quella... Cioè il materiale utilizzato per costruire? Non ho ben compreso, quel bracciale. Eh sì, no, live di ieri sono successe parecchie cose. Oh, raga, vi giuro, ho tagliato così tanto che se me ho tagliato un'ora, un'ora e mezza di live. A furia di ripetere il boss fight. Ok, raga, è tutto giusto. Continuiamo ad andare verso nord. Hai visto i pesciolini? Siamo i pesciolini dietro di noi. Che ci seguivano, sì sì. Bello, guarda, guarda. Però non vedo ancora il tempio. Allora, in realtà, Steffi, tutte le live le trovi già su Twitch, le ho pubblicate tutte. Eccola la Shinra. Mamonaku da na. Omou. Mezasu shinden wa yakusoku no chi de wa nai to omou. C'è pure Ojo. Hakase no mitate wa. Yogensha no kouri. Shimobe tachi no shikoku. My friend. Buttate Ojo giù dalla finestra con i capelli unti, che schifo. Raga, sono talmente unti che si può utilizzare quell'olio per friggere le patatine fritte. Ecco. Ma direttamente sulla sua testa. Volete favorire?
Ah, qui vediamo quando usano la chiave. Ora il tempio dovrebbe apparire. Perché nell'originale tu quando arrivavi lì, loro avevano già attivato la chiave. Guarda che figo! Ah. Ma ora sarà labirintico questo dungeon come come l'originale. Perderemo un'ora solo qui a camminare. Madonna, quanto è enorme! L'hanno fatto però più figo. Oddio, mi ricordi il boss che c'è qui? Il boss muro! Ah, ma il muro! Ancora a vomitare. Andiamo a trovare il One Piece. Oh. Qualcuno ti aiuti le pastiglie per dormire. Ah, voglio dirvi giusto subito una cosa. C'è stata una persona, no? Che ha detto ad un creatore di contenuti che non capisce un cazzo di videogiochi solo perché ha apprezzato Final Fantasy VII Rebirth. Perché secondo questo qui è una merda in confronto all'originale. Naturalmente quello che ha detto sto tizio a quello là è un po' come se l'avessi detto anche a me, perché a me il Rebirth sta piacendo un botto. Molto più bello del remake. Si vede con un prodotto molto più curato, più ambizioso. Però c'è una differenza tra me e lui, che lui è un boomer, io no. Ah, a me sta piacendo. Ecco, siamo arrivati. Sì, se avessero fatto tipo il gioco tale e quale, no? Con le texture cambiate, i modelli 3D migliorati, si sarebbero lamentati lo stesso. Cioè, ma quello è un lavoro pigro solo per mungere la vacca. Fate pace col cervello. Sì, sbarchiamo. Beh, notte, reset, alla prossima. E notte. Yuffie che sta ancora per vomitare. Brava Yuffie, vomitina, è promulito di passaggio. Sì, un meme. Allora, vediamo un attimo di comprare qualcosa, no? Eccala. Perché non l'ho comprata prima sta materia? Perché? Cos'è questo silenzio? Non mi piace. Guarda che figo! Wow! Oh,
古代種ってのはすげえな。正しくはセトラだよ。Deve sentire il pianeta, cosa le dice? Tadaima. Oh! Che bello che ha detto Tadaima, però è stato tradotto con... Finalmente. Nati dal pianeta, siamo in comunione con il pianeta, viviamo con il pianeta. Tadaima, lei in realtà voleva intendere... Sono tornata... A casa. Dunque non c'è la terra promessa, solo dolore e rabbia. Seguiamo il flusso. Vabbè, questo è l'altare dove si inserisce la chiave. Ma ora ci sarà una boss fight? Nell'originale non c'è, però qui vediamo, mai dire mai. Ah, infatti. Avevo già dei nemici. Salve. Non si perde tempo. Salve. Bello, sono soldi di seconda classe. Soldato di elite impareggiabile nel combattimento ravvicinato. Le sue prestazioni e abilità eccellenti gli sono valse la promozione dalla terza alla seconda classe soldi. Sì, vabbè, io in teoria sarei prima classe, quindi... Oh, e vaffanculo, va! Vabbè, debole al fuoco. Visto che parata io ho fatto... Ah. Guarda che gli faccio adesso, amore. Esuberanza aerea. Questa è l'abilità nuova che ho imparato, raga. Avete visto? Non male. Amore, stanno arrivando i rinforzi. Ma quanti cazzo su? No, non posso evocare, mo. Ah no, ora sì, pardon. Evochiamo Dino. Wow. Ma ha fatto dei danni di Cristo. Aspetta. No! Lo sapevo! Oddio, pensaci tu! Ma sei soltanto mezz'aria! L'avete visto? Amore, l'ha uccisi tutti! Ha one-shottato tutti! Bellissimo! Si sono evolute tutte ste materie! Ma è bellissimo!
Mi giuro, è bocca aperta. Che poi mi ha anche aiutato in questa fight. Me l'ha ammazzati tutti. Perché poi quelli che erano arrivati sono quelli con il lanciafiamme, voglio dire. Erano quelli rossi, quindi mi pare che avevano il lanciafiamme. O almeno alcuni di loro. E mo? Ah no, qua cadiamo di sotto. Infatti ho sbagliato strada. La prossima volta evoca Odin e fa morire Cloud subito. Che cucchia. Ma poi è bello che tutti con le loro urla di dolore, no, all'unisono. Vai, vai col godimento. Entriamo nel tempio. Ah, vedi, già hanno fatto delle battaglie, vedi, cavoli loro, i soldati. Non stanno scivolando. I benvenuti, in teoria. Ah, ho capito cosa è successo. Raga, io so chi li ha attaccati, perché infatti anche i soldati sono stati attaccati. Indovinate chi è stata. Sì, 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 tu stai per i cacchi tuoi, lo sapevo già che ti controlleremo tra 4 anni. Guarda Sid. E poi c'è anche Vincent. Da me non esce niente. In che senso? Allora, io so chi ha causato tutto questo casino, sulle scale, lo so. Avete sentito? Vuol dire che c'è anche l'altro oltre a Eris. Chi potrebbe essere l'altro? No, ma è freddo! Avete capito? C'è Sephiroth. Bello, mo. Bellissimo l'ingresso. Vado. No, e niente, sono i tizi con lo scudo. Vabbè, uso Yuff a distanza. E si va sul sicuro, vero? L'ingresso l'hanno fatto bello enorme.
nella regione tu entri e praticamente già poi vai, diciamo, nell'altra dimensione del tempio. Qua invece ti fai una bella camminata. Ah no, qua hanno proprio unificato tutto, ok. Però io non mi trovo. Dovevamo incontrare un Tarx nello specifico. Dove sarà ora? クロマテリアの価値ってどんだけ。クロマテリアのことはないしょ。シンラはきっと知らないから。ケットシーが喋ってるよ。とにかく早く見つけよう。あれは俺たちがもらう。おいおい、どうなってんだ。ま、俺たちを常識通用しないかも。 Sono sotto sopra. Che bello. Qua impazziremo adesso. Vabbè, anche il neo originale, ragazzi, è così, eh. Chi è morto? Yakusoku no chi to iu yori shumatsu no chi? Yokei na koto o kangaeru na. Muri desu yo. ゾン初に古代地とアバランチが侵入しています。待ち伏せしてやっちゃいますか。いや、任務を優先する。二手に分かれてここが約束の地である。また違うという確証を探そう。レノはルードと組め、あとは私と一緒だ。はい。Finalmente è tornato su stronzo. Leno. Eh? 任務が優先だ。いいな。Prima la missione, chiaro? Il mondo di sotto di Giratina, sto tempo. Sì, esattamente. Mi fa piacere vedere che cioè ci sono i Tarx qui. Nell'originale no. Quindi vabbè, ci saranno un bel po' di boss fight in più. これは忙しくなりそうだ。セフィロスもいるんだよね。ああ、確実だ。嫌な予感しかしねえな。そこをなんとか元気出して行こう。じゃないとここ気持ち塞いじゃうから。了解。Guarda quanti tizi ci sono. Aspetta, c'è qualcosa? Qui sì, materiale. Onna. E te pareva. E te pareva. Ah, fanno il laser pietrificante pure, sti umbrosauri. No, amore, sono... Guarda! Sì. No! No, ragazzi, bisogna ammazzare subito... le rane. Vai, Uffi, fammi tornare normale! Madonna! Fa la differenza quello che ti velocizza. Mm.
Peccato che Crystal non ha capito che purtroppo Sephiroth è un personaggio immaginario. Ma Sakuraba c'è ancora qui tra noi? Sì, ci sono. E non ti sento, non parli, non commenti. E che devo parlare? Non so che parlare. Ci sono tante cose da dire, piccola mia. Tipo? Questa. Guarda cosa possiamo fare. Az. Ah, solo così possiamo fare. Andiamo, aspetta. Bellissimo come hanno reso il tutto. Sì, sì. Proprio bello. Questione di punti di vista. Beh, fa sempre il Giga Chad lo stronzo. È stato molto sangue, una guerra. Nel passato. Si possono non affrontare? No. Io ci ho provato, eh! Allora, debole al vento. Volatili di cui i setre migliorarono le caratteristiche. Ora vive nel Tempio degli Antichi, dove è parte integrante del sistema difensivo. Un'abilità che potrei utilizzare. Carica sacra. La vedete? Ma come funziona? Capito, ovviamente più è alta di livello la carica, meglio è. Ok. Nessuno è mai uscito vivo dal tempio. Ormai siamo dentro, Yuffie. Tomb Raider è diventato il gioco. È confermato, ragazzi, è confermato. Oddio. Guarda questa nuova arma. Spadone con un sistema di circolazione Mako che ne migliora notevolmente le qualità. Si prepara a contrastare il nemico contrattaccando violentemente. Riduce i danni dopo una parata precisa, utilizzabile anche a mezz'aria. Questo lo voglio assolutamente provare.
Bella arma, guarda lì, amo. Bella. Ma perché le doppiatrici giapponesi devono sempre dire qualsiasi cosa simulando orgasmi? Perché? Sala dell'astro smeraldo. Oddio, guarda che abbiamo quattro compagnetti d'avventura. Io però li evito. Cosa? Ho appena visto. Spero di non fare la stessa fine. Ma quello è il Colosseo. Ah. O qualcosa che ci assomiglia. Io direi innanzitutto di prendere il forziere. Esatto, esatto, Ruby, successo per davvero. Chissà cosa cacchio è successo. Che sembra che abbia fatto bene. Sì, sì. Rip colui che urla. Oh, sali, sali, sali. Lo dovevo fare anche noi. Ehi. Barrett però non è convinto. Sto casino. Ah, ecco, ecco. No. E niente. Buono. Buono, ragazzi, che cazzo di merito ho fatto. Vai, bello che poi si sale con una bellezza. Yeah.
Mi sta piacendo questo dungeon. O lo trovate noiosino? Tu che ne pensi? Devo essere sincero? Mm-hmm. Per il momento non mi sta dicendo nulla. Questo coso qui, mo, dove lo devo mettere? Qua al centro? Ah, infatti il gioco ha capito che questo qua è un coglione. Andiamo a dargli come suggerimento di dover arrivare lì. Secondo me, se ancora avessi pensato di mettere sto cubo chissà dove, sarebbe arrivato un altro suggerimento del tipo: coglione, devi salire lì. Sì, rompipalle questa cosa, la cavità è un allungamento forzato del dungeon. Procuro lì quando controlliamo Kate Sit, perché mi piace particolarmente con le casse. Ah, ma si devono buttare. Bellissimo. Questo è collegato a quelle che avevo visto prima, di quel soldato che aveva urlato. Sì, ragazzi, dobbiamo buttarci di sotto. Andiamo. Deja vu! Vabbè, ma aspettavo di peggio, però no, non è successo quello che è successo a quel soldato lì. E perché? E allora perché avevano così tanta paura se ci sta l'acqua? Ah, poi non abbiamo potuto vedere le mutande di Eris. Ovviamente, quelle mai sono off limits. E questa versione arrangiata della musica del tempio è fatta veramente bene. Mm-hmm. È come se l'avessero quasi rifatta da zero. A fare una boss fight, non chiedo tanto. Ok. Vai. Cade col torto troppo poco, mettiamo Yuffie. Chris, vorrei almeno fare una boss fight prima di chiudere la live. Ma ci arriveremo? Un bracciale di seta. A questo punto la do a Eris. Ma stavo guardando nella direzione, cioè nel punto sbagliato. Eccolo. Ah, non ha nessun slot materia, mo. Pare una perculata. E
Purtroppo non ci hanno pensato, Ruby, qual è il problema? Cercare di capire come andare avanti. Ecco qua. Se non è andata bene quella direzione. Ecco, ma per esempio già iniziamo un po' a incasinarci di più. Ok, la strada è quella giusta. Ci sono un sacco di soldati. Useremo Odino. Poi notte già della prossima. Hello! Hello! No, ma come ha fatto a Nissano? Che cazzo sta dicendo? Guarda che danni ha fatto Dino! Beh, sono morti come delle mosche.